Ciao a tutti e benvenuti, oggi studiamo un bellissimo giro armonico da suonare in fingerstyle. Si tratta di una sequenza armonica molto conosciuta e con questo giro di accordi potrete suonare una canzone italiana famosissima. Vi invito a indovinare di quale canzone sto parlando. Scrivetelo nei commenti. Tra qualche giorno pubblicherò la canzone suonata in questo modo. Il primo accordo da suonare è un Mi minore. La posizione da prendere è questa. Mettiamo il dito 1 sul terzo tasto della prima corda e il dito 2 sul quarto tasto della terza corda. Con la mano destra suoniamo pollice e anulare contemporaneamente, poi suoniamo l'indice sulla terza corda, il medio sulla seconda corda, l'anulare sulla prima corda e ancora il medio sulla seconda corda. Da questa posizione di Mi minore passiamo a un accordo di Re sesta. Basterà far scivolare il dito 2 fino al secondo tasto della terza corda e aggiungiamo con il dito 3 il secondo tasto della prima corda. Questa volta il pollice della mano destra si sposta sulla quarta corda e contemporaneamente suoneremo prima e quarta corda con pollice anulare. Poi andremo a suonare lo stesso arpeggio, indice sulla terza corda, medio sulla seconda, anulare sulla prima e medio sulla seconda. Il terzo accordo è un Si minore settima. Basterà aggiungere alla posizione appena suonata il dito 1 sul secondo tasto della quinta corda. Con la mano destra suoneremo quinta corda e prima corda contemporaneamente, con il pollice e con l'anulare. E poi indice sulla terza, medio sulla seconda, anulare sulla prima e medio sulla seconda. Per poi suonare un Mi minore con tutte le corde a vuoto. Quindi pollice anulare sulla sesta e sulla prima corda, indice sulla terza, medio sulla seconda, anulare sulla prima e medio sulla seconda. Quindi questo giro armonico sarà composto da questa posizione, Mi minore, da un Re sesta, un Si minore settima e ancora un Mi minore, per poi riprendere questa posizione. Queste sequenze armoniche vi aiuteranno anche a gestire gli intervalli di sesta. In questa posizione suoniamo un Si e la sesta nota rispetto al Si che è un Sol. Poi suoniamo un La e la sesta nota rispetto al La che è un Fa diesis e poi Sol, terza corda a vuoto e la sesta nota rispetto al Sol, questa nota, la prima corda che è un Mi. Questi sono tutti intervalli di sesta. Il giro verrà suonato in questo modo. Proviamo a suonarlo insieme, lo suoneremo per 4 volte. 1, 2, 3 e 4. Passiamo adesso alla seconda parte del brano suonando questi accordi. Un Sol sus 2, un Re sus 2, un Si minore settima e un Mi minore. L'arpeggio della mano destra è sempre lo stesso. Il Sol sus 2 lo suoniamo in questo modo. Mettiamo il dito 2 sul terzo tasto della sesta corda. Suoniamo la quarta corda a vuoto. Con il dito 1 della mano sinistra andiamo a suonare il secondo tasto della terza corda e
e con il dito 3 della mano sinistra andiamo a suonare il terzo tasto della seconda corda. L'arpeggio sarà identico, ma questa volta siamo costretti a spostare la mano in su. Quindi il pollice suonerà la sesta corda come prima, mentre l'anulare suonerà la seconda corda. Quindi suoniamo contemporaneamente sesta e seconda corda. L'indice suonerà la quarta corda, il medio la terza corda e ancora l'anulare sulla seconda corda e il medio sulla terza. Questo arpeggio verrà ripetuto due volte, quindi due volte per ogni accordo. Adesso suoniamo il Re Sus2 mettendo il dito 1 sul secondo tasto della terza corda e il dito 3 sul terzo tasto della seconda corda. La quarta corda e la prima corda verranno suonate a vuoto. Eseguiamo l'arpeggio in questo modo. Pollice anulare sulla quarta e prima corda, indice suonerà la terza corda, il medio la seconda, l'anulare la prima e ancora il medio sulla seconda. Anche questo arpeggio lo suoniamo due volte. Prendiamo adesso la posizione di Si minore settima mettendo il dito 1 sul secondo tasto della quinta corda e il dito 2 sul secondo tasto della terza corda. Si sposta di nuovo l'arpeggio della mano destra, quindi suoneremo pollice e anulare rispettivamente sulla quinta e sulla seconda corda. Poi suoniamo la quarta corda con l'indice, la terza corda con il medio, la seconda corda con l'anulare e la terza corda con il medio. Ultima posizione, di nuovo Mi minore, lo prendiamo in questo modo, mettiamo il dito 2 sul secondo tasto della quarta corda. Suoniamo pollice e anulare sulla sesta e seconda corda, indice sulla quarta corda, medio sulla terza, anulare sulla seconda e medio sulla terza. Anche questo arpeggio lo suoniamo per due volte. La sequenza armonica di questa seconda parte verrà suonata in questo modo. Proviamo a suonarla due volte di seguito. 1, 2, 3 e 4. Vi invito a studiare questi esercizi e tra qualche lezione suonerò una canzone con questo arpeggio e con questi accordi. Vi ricordo che queste lezioni le trovate anche all'interno del mio corso Fingerstyle. Ovviamente nel corso Fingerstyle potrete scaricare anche le tablature. Per avere più informazioni su questi corsi vi invito a visitare il mio sito www.easychitarra.it. Non dimenticate di iscrivervi anche alla mia pagina Facebook e al mio profilo Instagram. Vi lascio il link in descrizione. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, vi chiedo di mettere il solito like sotto al video, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Per accedere ai miei corsi di musica, clicca qui. Per iscriverti al mio canale YouTube, clicca qui. Per vedere altri video tutorial, clicca qui.